Benvenuti alla conferenza stampa di fine anno dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Tracceremo un bilancio dell'attività svolta nel 2018 e con qualche squarcio riferito all'anno che viene, che sarà l'ultimo di questa legislatura, l'ultimo di fatto intero. E ne parleremo con la Presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi e con i vicepresidenti Marco Vinicio Guasticchi e Valerio Mancini. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti, benvenuti, vi ringrazio di essere qui per assistere alla nostra conferenza stampa. Siamo veramente onorati della vostra presenza, ci fa piacere avervi qui. Vi abbiamo consegnato una cartellina che contiene un calendario del quale andiamo piuttosto orgogliosi. Il quarto calendario che presentiamo come presidenza, un calendario ancora una volta dedicato all'Umbria, dedicato ai nostri borghi, consapevoli come siamo che la bellezza della nostra regione passa anche attraverso e soprattutto attraverso queste piccole realtà uniche, spettacolari, veramente da conoscere e da promuovere. E speriamo che possano accompagnare il vostro 2019 ricordando la nostra proposta e l'attività che facciamo nel volerla in qualche maniera sostenere e promuovere. La scorsa settimana l'Assemblea legislativa ha approvato il bilancio regionale 2019 che, come ha introdotto correttamente il dottor Bertini, sarà l'ultimo riferito ad una annualità intera. Questa di oggi è quindi l'occasione giusta per iniziare a impostare un po' quello che potrà essere il lavoro di questo anno che ci aspetta. Questa presidenza ribadisce comunque l'intenzione di proseguire nel lavoro svolto, cercando di qualificare sempre di più la nostra attività, confermando quei principi che abbiamo affermato all'inizio del nostro mandato: partecipazione, innovazione, semplificazione, trasparenza, rigore e sobrietà, per far sì che la centralità dell'Assemblea legislativa dell'Umbria si esprima a livelli sempre più alti. E per quanto mi riguarda, intendo continuare a garantire la più alta disponibilità all'ascolto che enti, associazioni o semplici cittadini pongono a questa istituzione, che sempre di più deve essere la casa degli Umbri, di tutti gli Umbri, da giovani prima di tutto. E in questo senso la nostra legislatura ha proseguito il progetto avviato nel 1982, Scuole in Consiglio. Dall'82 ad oggi sono 193.000 giovani studenti umbri che hanno partecipato a questo progetto, ben 3.562 nel 2018, li abbiamo visti muoversi all'interno del nostro palazzo, sbirciare tra le commissioni, tra le attività delle commissioni, assistere ai nostri consigli regionali. È per noi un piacere e un onore cercare di avvicinarli intanto veramente alla conoscenza delle istituzioni, del loro ruolo. Lo facciamo consapevoli della necessità di accorciare le distanze che purtroppo ci sono e che in qualche maniera vogliamo colmare. Sempre ai giovani studenti, l'Assemblea legislativa ha inteso proseguire l'attività di diffusione della conoscenza e informazioni su temi come la legalità, la cittadinanza attiva, promuovendo incontri sia nelle scuole che in questa nostra sede, convegni e conferenze, cercando di sensibilizzare e accompagnare quelle che sono i POF di vari istituti. L'Assemblea legislativa fornisce anche un alto contributo diretto alla costruzione dal basso del difficile processo di sviluppo dell'Unione Europea. Lo scorso 22 novembre a Orta, capitale delle Isole Azzorre, sono stata eletta Presidente della Conferenza dell'Assemblea Legislativa d'Europa, la CALRE. La CALRE è un'associazione costituita da 74 regioni di 8 paesi, 20 anni fa è stata costituita, in rappresentanza di 200 milioni di abitanti. Ricoprirò questo incarico per un anno e proprio il 21 gennaio prossimo, qui a Palazzo Cesaroni, ci sarà il passaggio delle consegne, una cerimonia istituzionale prevista dallo statuto di questa assemblea, proprio con la Presidente delle Azzorre e con alcuni rappresentanti delle istituzioni europee. Ma al di là di questo mio importante incarico ci sono altri consiglieri che svolgono il proprio impegno in seno ad organismi dell'Unione Europea e della Conferenza delle Regioni. Voglio ricordare
il Presidente della Seconda Commissione, Eros Brega, che svolge l'incarico di membro supplente nella delegazione italiana del Comitato delle Regioni del Consiglio dell'Unione Europea, e la consigliera Casciari, membro titolare del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa per il quadriennio 16-20. Voglio anche ricordare che il vicepresidente Mancini è componente del comitato di indirizzo del progetto Capire, che è appunto il progetto che si occupa del tema della valutazione in seno alla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative stesse. In questa assemblea, quella appunto relativa alla nostra assemblea nazionale, da quest'anno ricopro l'incarico di coordinamento del lavoro sulla legalità, e proprio con questo nuovo incarico il 12 dicembre scorso ho organizzato un incontro con il Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, con tutti i presidenti delle commissioni speciali antimafia d'Italia, e siamo stati veramente accolti in un incontro molto importante, partecipato, lungo. Non è stato un incontro di circostanza, ma anche un incontro programmatico, il primo nella storia della Commissione Nazionale Antimafia con i consiglieri regionali, e il prossimo 9 gennaio, sempre con i presidenti di tutte le commissioni antimafia d'Italia, saremo a confronto con il presidente della Commissione Antimafia Morra. Tra le questioni centrali della nostra assemblea che ci hanno impegnato e che impegneranno ancora l'assemblea legislativa e il complessivo quadro regionale, due sono state le attività che abbiamo considerato centrali dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione, e cioè lo sviluppo economico occupazionale e la ricostruzione post sisma del 2016. Rispetto alle questioni dell'economia, l'Assemblea ha fornito un importantissimo contributo alla definizione del DEF. Voglio ricordare la conferenza regionale dell'economia e del lavoro che si è svolta circa un mese e mezzo fa, una giornata importante di confronto tra tutti i protagonisti dello sviluppo economico occupazionale, che non termina lì il suo lavoro, ma che grazie anche alle sollecitazioni che i nostri colleghi hanno voluto e saputo fornirci, proseguirà attraverso un lavoro di confronto costante e continuo per cercare di accompagnare le attività della Giunta in questo importantissimo obiettivo. Per ciò che riguarda la ricostruzione post-sisma, è stata approvata con la significativa astensione da parte delle minoranze una legge regionale che fornisce un quadro più definito, semplificato, alle opere di risistemazione del tessuto urbanistico, sociale ed economico di quella parte preziosissima della nostra regione. Uno strumento normativo che dal lavoro di commissioni ed aula è sicuramente uscito migliorato e che offrirà un contributo a dare impulso alla fase della ricostruzione più delicata e decisiva, per consentire a quei territori di poter riprendere a vivere e svilupparsi. A questo proposito ci auguriamo che dal Governo centrale siano posti in essere tutti quei criteri normativi appropriati che restituiscano alle regioni la necessaria autonomia in materia di ricostruzione e soprattutto le risorse necessarie adeguate alle reali necessità. Ci auguriamo che questo possa essere fatto in più e meglio di quanto è stato fatto finora. Un'altra questione molto rilevante su cui questa assise si è espressa è stata quella relativa all'autonomia regionale, votando all'unanimità un documento che impegna la Giunta ad aprire con il Governo un confronto. Devo dire che anche in seno alla conferenza delle regioni, dei consigli regionali, appunto, si è tenuto un incontro con il Ministro Stefani proprio nel mese di settembre, e da lì abbiamo compreso che c'è grande disponibilità a valutare le singole richieste che sono pervenute dalle diverse regioni, logicamente con declinazioni molto particolari. Quella dell'Umbria e delle Marche è arrivata in maniera congiunta, e questo ha in qualche maniera suscitato l'apprezzamento di chi ha inteso vedere in questa contiguità di regioni che si propongono per ottenere alcuni temi sui quali avere, diciamo, una certa autonomia, quel grado di giusta e importante relazione che tra regioni e confinanti è bene strutturare. Quali sono i temi sui quali abbiamo chiesto di poter avere autonomia? Beni culturali e paesaggio, ambiente, governo del territorio, turismo, diritto allo studio, formazione ed istruzione, università, sviluppo economico, sanità e welfare.
E rispetto a questo tema di grande rilievo, noi ci aspettiamo che la proposta che verrà fuori dall'intesa Governo-Regioni, che l'esecutivo nazionale si è impegnato a presentare il 15 febbraio, ecco, ci possa essere una risposta piena rispetto alle aspettative che la nostra Regione e le altre che hanno promosso iniziative analoghe ripongono. L'atto con cui l'Umbria richiede maggiore autonomia è stato approvato all'unanimità, lo voglio sottolineare, perché questa non è una modalità di voto poco frequente nel nostro Consiglio, a dimostrazione che sulle questioni di grande rilievo e interesse generale si stempera un po' quello spirito di competizione, di confronto-scontro che pure è forte tra le diverse forze politiche di Palazzo Cesaroni. E questo è accaduto per leggi come la riduzione dei vitalizi, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, rispetto ad atti di indirizzo su malattie rare, politiche dell'Unione Europea, obblighi vaccinali, contributo al nuovo piano sanitario. Ecco, mi sembra significativo sottolineare questo aspetto. Come mi sembra significativo segnalare che alcune proposte di legge sono state bipartisan, una per tutte per il valore anche simbolico che riveste, è la nuova normativa regionale per il contrasto e la prevenzione al crimine organizzato e mafioso, che è stata appunto una proposta arrivata da tutte le forze politiche presenti nella commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni criminali in Umbria. Mi sembra che sia degno di nota ciò, perché dimostra che sulle questioni sostanziali ci si orienta tutti verso la direzione della necessità di realizzare il bene comune, senza steccati o vincoli ideologici. Ritengo che questa nostra caratteristica sia un segno di civiltà, di maturità, di tutte le forze politiche che costituiscono la nostra Assemblea. Oltre alla grande mole di lavoro istituzionale evidenziata nei dati della scheda che avete a disposizione, 31 sedute d'aula, oltre 200 riunioni di commissioni permanenti, speciali e di inchiesta e del comitato, l'Assemblea legislativa attraverso questa presidenza ha proseguito in un'attività di attenzione e confronto rispetto ai temi dell'esperienza culturale che sono state messe in campo da associazioni, da istituzioni culturali, formative, amministrative. Lo abbiamo fatto cercando di dare il nostro piccolo contributo, garantendo spazi di confronto, mettendo a disposizione le nostre strutture per mostre e convegni organizzati e promossi congiuntamente, ma anche congiuntamente rispetto all'esecutivo. E a questo proposito mi piace ricordare il convegno sulla valorizzazione dei siti e delle aree archeologiche umbriche che si è tenuto proprio qui a Palazzo Cesaroni, dietro nostro impulso, con importanti esponenti di esperienze di parchi archeologici di fuori Italia, e che hanno appunto dato il là a un confronto tra le nostre amministrazioni locali e hanno, diciamo così, progettato l'idea di un futuro rispetto a questo tema che è molto diffuso e molto presente capillarmente nel nostro territorio. Vorrei ricordare anche le mostre che stiamo patrocinando, come quella del pittore Biagiotti che potete ammirare qui nella sala a fianco. Abbiamo realizzato le regie poste a Palazzo Cesaroni, che ha restituito un pezzo di storia di questo palazzo, e un'altra, Sorvolando l'Umbria dei Borghi, del fotografo Paolo Ficola, che è stato poi, diciamo così, l'ispirazione anche per questo calendario di cui ho fatto accenno prima. Quindi un'assemblea legislativa, la nostra, che deve però qualificare e razionalizzare il proprio lavoro. E io lo dico spesso ai miei colleghi, a cominciare dalla presenza e puntualità che dobbiamo tutti garantire in aula, nelle commissioni, nelle audizioni e in tutti quegli appuntamenti istituzionali in cui siamo chiamati a rappresentare l'Umbria. Già dai primi mesi del prossimo anno l'Assemblea potrebbe essere impegnata nella discussione del nuovo piano regionale sanitario, una grande occasione per ridisegnare e rendere ancora più efficiente ed efficace un sistema di qualità, che è stato anche il frutto del contributo politico-culturale giunto da un ampio ventaglio di forze e che dovrà sforzarsi di mantenere questo suo carattere universalistico. L'anno che si chiude ci consegna un paese molto diverso, sono cambiati gli assetti politico-istituzionali con ripercussioni che si proiettano anche nel nostro quadro regionale.
e quindi ci troviamo di fronte ad importanti cambiamenti. Nuove forze politiche hanno assunto all'inizio di questo anno la responsabilità del governo nazionale, dirigono il confronto e la discussione pubblica sia nelle aule parlamentari sia e soprattutto nei mezzi di comunicazione a partire dai social. E anche questo uno dei segni dei nuovi tempi, che non possono essere valutati a mio avviso positivamente, perché il governo della cosa pubblica necessita di un confronto chiaro e netto su programmi e progetti adeguatamente costruiti, in modo tale che chi ha la responsabilità prima delle scelte in Parlamento e parte che lo riguarda, il sistema delle autonomie regionali, possa dare il proprio contributo alla concreta realizzazione del bene comune. Mi faccio un riferimento a quanto è avvenuto e sta avvenendo nella vicenda della legge di stabilità, che per quello che abbiamo visto non risponde appunto a questi requisiti di partecipazione, riducendo fortemente il ruolo fondamentale che è stato un po' marginalizzato da parte del Parlamento. Tutto ciò non può che preoccupare quanti come noi nel livello legislativo e di governo regionale cerchiamo di assicurare invece quel giusto equilibrio tra livello legislativo ed esecutivo, tra assemblea legislativa e giunta regionale, e questo è stato uno di quegli obiettivi di lavoro che abbiamo cercato di attuare nel corso di questa legislatura. Abbiamo infatti rafforzato gli strumenti tecnici e procedurali di valutazione e di controllo proprio per consentire ai consiglieri e agli organi delle istituzioni di svolgere una funzione essenziale insieme a quella legislativa, ma ripeto, le funzioni di valutazione e di controllo hanno sì questo aspetto che può essere di carattere ispettivo, ma servono anche alla maggioranza, a chi delibera, a chi in qualche maniera governa, per accompagnare e valutare in itinere il cammino e la ricaduta che l'effetto delle leggi prodotte hanno sulla propria comunità. Non finirò mai di sottolineare l'importanza del tema della valutazione. Insieme all'utilizzo e al perfezionamento di questi strumenti, tesi a qualificare le funzioni legislative di controllo, proseguiremo comunque nell'attività di semplificazione, di razionalizzazione del sistema normativo regionale. Noi abbiamo tante norme che dovranno essere in qualche maniera valutate per la loro attualità o per la loro inadeguatezza rispetto ai tempi che viviamo. Un percorso già avviato nella passata legislatura e che vorrei venisse ripreso e portato avanti. Ci tengo a sottolineare un'attenzione particolare che tra le prime amministrazioni pubbliche abbiamo avviato e che riguarda il nostro personale. È il progetto del lavoro agile, che consentirà ai dipendenti che ne faranno richiesta, nei limiti consentiti appunto dalla legge, di svolgere una parte del proprio tempo di lavoro fuori dalla struttura di Palazzo Cesaroni, cercando di conciliare appunto i tempi di lavoro e di vita, garantendo a ciascuno sia di poter svolgere le funzioni lavorative sia di poter vivere la dimensione familiare nel pieno delle proprie opportunità, cercando di togliere il tempo passato negli uffici dalle valutazioni, ma quanto gli obiettivi raggiunti attraverso l'attività prodotta. Nella cartellina che vi abbiamo distribuito ci sono un po' i numeri di questa nostra attività, li ho un po' citati durante questa breve relazione: 31 sedute d'aula, comprese una sessione europea, abbiamo approvato 20 mozioni, 4 ordini del giorno, 9 risoluzioni, 14 leggi regionali, di cui 3 di iniziativa dei consiglieri regionali nel 17. Sono stati approvati 15 atti amministrativi. Riguardo al tema del bilancio, negli ultimi anni c'è stata una diminuzione della spesa per il funzionamento dell'ente, lo abbiamo messo tra gli obiettivi che volevamo perseguire dall'inizio del nostro mandato, credo che ci stiamo muovendo in questa direzione, cercando appunto di non far venire meno l'efficienza dell'ente, ma al tempo stesso cercando di razionalizzare. Torno a ripetere il tema di un'assemblea aperta, dell'educazione alla cittadinanza, che prima vi ho ricordato, una priorità per quello che mi riguarda. Un'assemblea aperta anche per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi, è veramente la casa di tutti gli Umbri, questa nostra sede regionale alla quale teniamo in modo particolare e che vogliamo condividere con tutta la nostra comunità.
E sui numeri ci siamo, le commissioni lavorano veramente con grande senso di responsabilità, vi dico solo, la prima commissione ha svolto 45 sedute e 10 audizioni, la seconda commissione 33 sedute e 18 audizioni, la terza commissione 41 sedute e 23 audizioni. Ecco, sul termine audizioni ci tengo veramente a sottolineare come ci sia massima disponibilità ad ascoltare tutte le istanze, a cercare di mettere appunto a frutto questo confronto con i portatori di interesse, ma anche la necessità poi di giungere alla sintesi e di poter in qualche maniera arrivare alla definizione degli atti e delle leggi a cui appunto siamo chiamati a fare. Le commissioni d'inchiesta su Umbria Mobilità ha svolto quest'anno 4 sedute e 3 audizioni, sulla criminalità organizzata 13 sedute e 6 audizioni, la commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari 12 sedute e 1 audizione. Molti gli atti presentati. Abbiamo avuto 27 proposte di legge, 248 interrogazioni, 72 mozioni, 9 risoluzioni e 4 ordini del giorno. Questa è un po' la mole di lavoro di questa istituzione che non ha mai smesso di lavorare e che riprenderà in aula i propri lavori dei primi del mese di gennaio. Questo è quanto. Non so se i nostri vicepresidenti vogliono aggiungere qualcosa? No, io no. Come? Presidente Basticchi, non ho... Io no, sono stato esaustiva dopo tre quarti d'ora. No. Presidente, vabbè, posso intervenire io? Ma certo. Anche perché dovete saperlo, l'ufficio di presidenza è un organo collegiale che ovviamente si compone dei presenti, quindi c'è una parte che viene, diciamo, eletta dalla minoranza, e quindi sono orgoglioso un po' di declinare questo intervento della Presidente anche da un'altra prospettiva, che chiaramente è doverosa, con l'intento sempre di essere costruttivi, come sono stati anche in questi mesi il lavoro svolto da tutti i consiglieri di minoranza, perché anche a loro va portato il ringraziamento, perché effettivamente quella è un'aula importante dove c'è la sintesi di tante forze politiche che ovviamente non sono totalmente rappresentate nella Giunta, che è, come tutti sappiamo, è deputata al Governo. In sostanza lo sforzo che ha cercato di fare questa parte del Consiglio regionale, ma ovviamente di tutti, è quella di essere anche, Presidente, occasione di ascolto. Noi abbiamo ricevuto, va ricordato che è stato anche, grazie all'intervento della Presidente, consentito l'ascolto delle famiglie che erano venute qui in massa per la libertà vaccinale. Se ricorda, Presidente, abbiamo accolto i lavoratori dell'ex Pozzi, abbiamo accolto i lavoratori a suo tempo della Novelli, abbiamo accolto i lavoratori della Pievaiola. Recentemente, con l'intervento di tutte le forze politiche, abbiamo fatto velocemente un incontro con i rappresentanti della Consulta della Protezione Civile. Cioè, quindi il messaggio che voglio dare, che forse non è stato ben accentuato, ma lo voglio ribadire, il Consiglio regionale è con questo ufficio di presidenza la dimostrazione di essere un luogo estremamente democratico e aperto. Lo abbiamo fatto in mille occasioni, non abbiamo mai rifiutato l'incontro a nessuno, questo è un aspetto positivo. Cosa abbiamo fatto con questi veloci e secondo me anche positivi incontri con le persone, con gli imprenditori, non per ultimo le imprese che hanno lavorato sulla Quadilatero? Abbiamo cercato di portare all'attenzione del governo regionale e nazionale quelle che sono attenzioni richieste dai territori. Questo deve fare, secondo me, un consiglio regionale, un'assemblea legislativa, lo ha fatto. Penso che non ci siano motivi per non farlo nel 2019 se non aumentare questa capacità di ascolto. L'abbiamo voluto, penso anche oggi, dimostrare con i dati, un'attenzione a tutto il mondo culturale, educativo della regione Umbria, che rappresentano un immenso patrimonio umano che può essere anche immenso patrimonio dal punto di vista economico, e penso che su questi agganci il Consiglio regionale possa essere megafono di queste potenzialità. Lo voglio dire, noi abbiamo con queste mozioni, che nei crudi numeri nucleati dalla Presidenza ci sono le richieste dei cittadini e gli auspici. Se non voglio fare, diciamo,
battaglie politiche, però bisogna dirlo, l'auspicio del Consiglio regionale è portare avanti gli aspetti che sono quelli della vita vera, no? Perché noi rappresentiamo effettivamente una molteplicità di forze politiche, che ognuno è portatore di qualche richiesta. Il tema dell'ambiente è importante, l'Umbria vive dell'ambiente, della bellezza di questa nostra regione, e questo calendario che oggi la Presidente ha voluto portarci, farci dono, effettivamente ci vorrebbe, Presidente, 92 comuni, perché effettivamente sono i borghi dell'Umbria, 92, pardon, mesi, e quindi abbiamo fatto il possibile. Però l'ambiente, quindi il tema ovviamente dei rifiuti, è un tema che avete letto recentemente, sarà un tema sicuramente all'attenzione del Consiglio regionale anche nei mesi successivi. Parliamo, ovviamente la Presidente ha accennato il tema della sanità, noi sappiamo benissimo che all'interno delle strutture ospedaliere c'è un grande valore umano e professionale a cui va dato merito e va posto un ringraziamento, quindi il tema è: lavoriamo con queste risorse umane per comprimere le tante criticità che sono comunque inevitabili. Purtroppo la Regione Umbria, non meno dell'Italia, sta invecchiando, c'è un calo delle nascite, questo quadro, diciamo, sociale e demografico incide ovviamente anche sulla sanità, quindi anche i bisogni sanitari cambiano, e quindi l'attenzione del Consiglio regionale deve essere ovviamente declinata su questa dinamica sociale e demografica. Non possiamo, in una regione vocata al turismo, alla bellezza, non parlare di trasporti, ecco per cui è inutile dirlo che lo sforzo che dobbiamo porci è di andare in sinergia con il nuovo governo e andarci tutti insieme. Questo lo ha detto anche la Presidente Marini anche recentemente, cioè noi siamo a disposizione, tutti siamo a disposizione in maniera nuova, perché comunque il quadro nazionale, lo ha ricordato la Presidente, è cambiato, e noi dobbiamo porci sicuramente in sinergia con questo quadro nazionale. Questo è un messaggio nuovo che viene dall'evolversi del quadro politico. Non c'è più spazio, secondo me, anche in questa richiesta di autonomia, non c'è più spazio per divisioni. Siamo 900.000 abitanti con un'emergenza che si chiama terremoto, e che su quella praticamente si giochiamo un po' il futuro della regione. Non possiamo, adesso c'è questa legge nuova, c'è un nuovo governo, il quadro normativo mi sembra completo, quindi se non partono i lavori, noi anche da consiglieri di minoranza, qualunque sia l'interlocutore governativo, dobbiamo portare con forza, lo dico, le esigenze degli umbri. Questo io non mi tirerò indietro, non lo faranno sicuramente i consiglieri di maggioranza e di minoranza, cioè andare insieme per risolvere i problemi. Ci abbiamo davanti un anno impegnativo, e l'auspicio è che questa energia poi il prossimo anno veda i suoi frutti. Magari siamo qui per portare dati nuovi e migliori. Quindi un grazie della vostra presenza. Con questo impegno, insomma, ci facciamo gli auguri di un buon 2019. Grazie. La concludo io con intanto un augurio, come hanno fatto i miei colleghi, ma soprattutto con un concetto da far transitare. Questo ufficio di Presidenza è un ufficio che rappresenta una garanzia istituzionale. Non c'è minoranza e maggioranza, c'è un ufficio di Presidenza che ha il dovere di far funzionare e garantire le libertà democratiche e lo svolgimento della propria funzione del consigliere a tutti i consiglieri regionali. E su questo noi ci siamo impegnati molto, e penso che sia l'elemento più importante. Io, tra le altre cose, vorrei lanciare anche un appello e una sfida allo stesso tempo, perché ci sia, proprio di fronte alla richiesta di autonomia, anche la completezza di un quadro istituzionale. Sapete tutti il vulnus che c'è oggi nei confronti delle province, un ente che volevano fosse smantellato, ma che in realtà, di fronte a un referendum dove gli italiani si sono espressi col 60% di posizioni favorevoli e 40% contrari, si sono espressi perché rimangano le province in maniera che sono previste in Costituzione. Quindi sarebbe anche opportuno e importante, come avvenuto per la regione Friuli Venezia Giulia, che questa importante istituzione, che è una cerniera tra comuni e regioni, possa ritornare a diventare un ente elettivo a suffragio universale, con tutte le funzioni importanti che nel tempo, nella storia istituzionale, ha svolto. Dico questo perché penso che debba essere rimarcato anche il ruolo delle istituzioni, che per quello che riguarda la Regione è un ruolo
prevalentemente e quasi esclusivamente di natura legislativa, mentre di natura operativa era appunto il ruolo e il coordinamento delle province. Ci sono le condizioni, io personalmente sono disponibile insieme ad altri colleghi che lo riterranno opportuno a lavorare affinché anche nella nostra regione magari si ritorni a quella funzione importante diciamo elettorale che possa dare maggiore autorevolezza a queste importanti istituzioni. Bene. Bene, grazie Presidente Porzi, Vicepresidenti Guasticchi e Mancini. Se ci sono domande vi prego di venire qui al microfono perché siamo in diretta streaming. Ora o si taccia per sempre. Siamo stati chiari, dai. Bene. Se non ci sono. Parlando di turismo, il 7 gennaio ci sarà la visita del ministro Centinaio, quindi approfittiamo di social. Numericamente importante. Centinaio. Centinaio e anche. Daniele Bovi, Umbria 24. Perché se no approfittiamo della diretta, no? 7 gennaio. Anche qui. Sì. Buongiorno a tutti. Presidente, le priorità per il 2019 del Consiglio, poi tirando un po' un bilancio di questa legislatura, cosa ritiene abbia funzionato meglio e peggio sia all'interno del Consiglio che nel rapporto con la Giunta. Grazie. Allora, intanto in termini di previsione per questo 2019, ecco, abbiamo prima sottolineato questa nostra particolarissima attenzione ai temi del lavoro perché sappiamo essere la priorità per l'Umbria. Lo diciamo consapevoli di quelli che sono i dati, ma anche consapevoli delle nostre potenzialità, quindi siamo convinti che le misure messe in campo, che andranno comunque monitorate e accompagnate dall'esecutivo, per parlare anche del rapporto appunto con la Giunta che lei in qualche maniera mi chiedeva, siano misure che vanno in questa direzione, soprattutto di guardare non una ristretta fascia d'età che ci veniva indicata dall'Europa, ma abbiamo esteso le misure anche agli over 30, cercando di comprendere quei fenomeni che in questa regione, come in altre del nostro territorio nazionale, hanno visto perdere il lavoro tante persone in una fascia di età superiore a quella che l'Europa in qualche maniera garantiva e suggeriva nelle misure che venivano inizialmente proposte. Quindi il tema del lavoro in primis, cercando di puntare su quelle che sono il potenziale della nostra regione. Prima il nostro vicepresidente faceva riferimento al tema del turismo, quindi non possiamo slegare a questo, giustamente, come veniva sottolineato, il tema dei trasporti. Non possiamo non pensare io torno a ragionare sulla valorizzazione delle nostre piccole realtà, perché accanto ai nostri grandi centri che in qualche maniera devono fare da traino all'Umbria, sono stata da sempre convinta, da quando con il presidente Guasticchi ci occupavamo della provincia di Perugia, che la valorizzazione dei piccoli borghi può rappresentare una grande sfida e una grande opportunità per il nostro territorio, e da qui quindi tutto quello che ne consegue in termini di possibilità lavorative anche in virtù di quello che questi territori riescono ad offrire. Il nostro impegno deve essere volto a non localizzare, a non determinare questi fenomeni turistici soltanto in determinati periodi, ma avere anche la capacità di promuovere queste nostre realtà nell'arco dell'anno, cercando di allungare la permanenza dei visitatori. E poi, ecco, tra le priorità non può non esserci, lo dicevo prima, il tema della ricostruzione, perché siamo passati da una fase di gestione, io credo, ottimale dell'emergenza. Forse delle quattro regioni siamo stati quella che è riuscita, per tante situazioni, non voglio parlare soltanto della nostra capacità, ma per tante realtà contingenti siamo stati capaci di gestire questa emergenza in maniera straordinaria. Sulla ripartenza, sulla ricostruzione, ve lo dico avendo fatto domenica scorsa un giro nelle zone terremotate, ecco, non vorrei veramente che la resilienza di queste nostre, diciamo, popolazioni, che hanno dimostrato di aver grande capacità di reagire, si trasformi in rassegnazione. Lo voglio ricordare perché parlando con queste persone a volte si ha
la percezione che passando il tempo si sedimenta la difficoltà, la consapevolezza del danno che si è in qualche maniera subito e dal quale si ha la voglia di rialzarsi, di reagire, ma servono immediatamente strumenti operativi che ci consentano di lavorare in questo senso. E da qui quindi tutto il resto deve marciare a pieno regime, perché quello è un aspetto relativo a una piccola ma preziosissima area della nostra regione. Il rapporto con l'esecutivo è un rapporto, credo, di grande collaborazione, lo possiamo dire, i nostri tempi, le nostre prerogative, quelle delle commissioni, quelle delle attività dei consiglieri sono stati sempre rispettati, lo voglio sottolineare, pur nella difficoltà di aver sperimentato in questa nuova legislatura, la decima, una configurazione diversa, pochi assessori con tante materie, meno consiglieri, quindi a volte anche la difficoltà di tenere il numero in aula, il mio appello alla puntualità, all'essere ligi ai nostri impegni, a volte si scontra con le convocazioni che arrivano dal governo per quanto concerne gli assessori che sono anche consiglieri, e quindi questo a volte ha determinato qualche piccola, diciamo così, incomprensione, ma facilmente comprensibile. Un ministro o un capo del governo quando convoca e credo che abbia la priorità su tutto il resto. Mi sento di esprimere fiducia rispetto alla nostra possibilità di azione, credo che rispetto anche alle minoranze ci sia stato spazio per tutti. Valerio prima ricordava tutte le attività di ascolto che abbiamo fatto, non ci siamo mai risparmiati in questo, abbiamo sospeso consigli, abbiamo dato spazio a tutte le categorie che hanno chiesto di avere con noi un'interlocuzione, poi dico dalla fase di ascolto dobbiamo passare alla fase della decisione e la fase della decisione deve vederci nella condizione di prendere la miglior soluzione per la nostra comunità. Ecco, chi decide a questa importante responsabilità non ce lo dobbiamo mai dimenticare. No, volevo integrare la risposta se possibile, cioè prima è stato accennato a un quadro, diciamo, nazionale che è cambiato, declinato in un senso o un altro, non faccio ovviamente valutazioni politiche, però cito semplicemente la cronaca, un governo recente che ovviamente adesso avrà in questi giorni l'approvazione definitiva della legge di bilancio alla Camera dei Deputati. Forse. Speriamo. Siamo ottimisti ovviamente con il collega Guastichi, vedendo il Senato. Senza farlo vedere al Parlamento, dillo però. Sì, se lo facciamo vedere a scavo vedere al Parlamento, 167 voti, non ce la faccio, 167 voti e a favore dire. Al Senato 78 contrari, quindi c'è un popolo che ha espresso un consenso e ovviamente questo si manifesta con un voto. Vedete, però volevo dire che al di là di questo c'è un'attenzione nel territorio, abbiamo avuto in un paio di occasioni, anzi tre, la visita in regione da parte di autorevoli esponenti del governo, voglio ricordare il presidente della commissione agricoltura Vallardi del Senato, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, il sottosegretario Candiani, il ministro della difesa Trenta. Quindi diciamo che c'è stato anche, insomma, uno prende coscienza che anche l'Umbria si ricorda di avere una capacità industriale e militare di un certo tipo e di una grande qualità, quindi qualche volta quando si parla di piccola Umbria, se vogliamo parlare di piccola dal punto di vista geografico o demografico, non dal punto di vista dell'enorme suo potenziale. L'altro giorno ho espresso in aula, ho fatto vedere un articolo positivo che era riportato, se non sbaglio, dalla Nazione, in cui l'industria dice che ci siamo. C'è stata una classe politica che ha avuto una capacità di ascolto. Questo a me mi rende orgoglioso, perché la classe politica, meno male, include la minoranza e la maggioranza, di qualsiasi colore essa sia. Quindi su questi presupposti c'è la volontà da parte ovviamente di tutte le istituzioni di riallinearsi a un metodo nuovo. Il collega Guasticchi parla di necessità delle province, benissimo, c'è qualcuno che l'ha cancellata e c'è qualcuno che le vuol rimettere, quindi siamo ben contenti, perché poi la gente si deve domandare quando alla fine le buche qualcuno non le chiude, chi le dovrebbe chiudere? E ci sono enti operativi tra cui c'era la provincia che aveva questa missione istituzionale. La Presidente Porzi ha parlato, c'è questa difficoltà, il Consiglio regionale dell'Umbria
è sottodimensionato, come lo è sottodimensionata la Giunta rispetto alle necessità, perché 5 assessori con un numero infinito di deleghe obbligano a rapporti con il governo, con il Parlamento. È chiaro che poi, al di là delle divergenze politiche, uno non riesce a essere in tre posti contemporaneamente. E la stessa cosa vale anche per i consiglieri. Quando si decise, in un'ottica di caccia alle streghe, di ridurre la casta da 30 a 20, forse 24 erano più funzionali ad avere un assessore o due in più, perché evidentemente oggi, per essere competitivi in un quadro internazionale, le istituzioni legittimamente elette devono essere sui teatri diversi, quindi sul teatro europeo, sul teatro ovviamente romano, perché no anche in missioni istituzionali all'estero, per promuovere un'Europa fatta di regioni e di popoli. Questo è quello che serve. Effettivamente, per fare questo servono uomini, servono energie, servono persone che abbiano la possibilità di farlo. Con questo aggiunto, puntualizzato, allora, penso, puntualizzazione per puntualizzazione, vorrei anch'io esprimere la soddisfazione di aver avuto tutte queste, diciamo così, attenzioni da parte del nuovo governo nazionale, che, come ha ricordato il vicepresidente Mancini, si sono svolte nel nostro territorio, lo abbiamo apprezzato, ma per quanto concerne le istituzioni, queste presenze sono state molto spesso apprese dai giornali. Credo che sia cosa buona, no? Nel momento in cui un ministro, un sottosegretario fa visita in una regione, in un comune, magari stabilire quel rapporto anche di incontro con la comunità locale e amministrativa, anche se non è dello stesso colore politico, giusto per... E comunque, con questo chiudiamo la nostra conferenza stampa, ringraziandovi della vostra presenza, se no riprende la parola lui. La devo chiudere perché no, infatti stiamo io. E come diceva Forrest Gump, su questo argomento non ho altro da dire. Silvia Angelici, non vorrei, la nazione, poi non vorrei, non vorrei. Puoi venire Silvia, vieni Silvia. No. Non faccio parte dell'ufficio stampa dei ministri, sicuramente, magari per il futuro, non so. Ma di più farà il ministro, no? Direttamente, te lo ricorderai quando sarai ministro. Sì, mi scriverai. Sapere qualche cosa di più sul progetto lavoro agile, mi è sembrato lavoro di capire. Agile. Quanti saranno i lavoratori coinvolti, quali i presupposti per poter appunto usufruire di questa misura, e qualche chiarimento sulla legge per la ricostruzione, se è equipaggiata di adeguate risorse economiche e quali sono i punti di forza di questa legge. Grazie. Rispetto alla domanda di Silvia Angelici, invece, lavoro agile è intanto un provvedimento che ricalca le norme nazionali e che a quelle si attiene. Inizialmente c'era un numero percentuale di lavoratori che potevano essere in qualche maniera, diciamo così, che potevano usufruire di questa possibilità. Inizialmente il numero delle ore era limitato, oggi, come dicevo prima, c'è una giusta variazione. La valutazione si fa sull'obiettivo raggiunto e non tanto sul tempo che si dedica alla presenza in ufficio. È evidente che ci sono mansioni che possono essere ascritte a questo tipo di lavoro e altre che meno si attagliano a questa opportunità. Però ci tengo a sottolineare che siamo stati veramente tra le prime amministrazioni che hanno in qualche maniera guardato con un grande, diciamo così, non solo curiosità, ma seriamente, pensando alla difficoltà che spesso molte persone hanno di accudire persone anziane in casa, bambini, e quindi di conciliare il tempo e il lavoro attraverso questo tipo di flessibilità, ci pare un'occasione importante da non perdere. Ci siamo attrezzati in questo senso, andremo alla sperimentazione a partire dal prossimo mese, quindi magari potremo essere un pochino più diciamo più pertinenti nel momento in cui entreremo nel pieno delle attività. Sulla legge sul terremoto, allora, lì abbiamo visto che questa legge, diciamo, ha fatto alcuni passaggi, è stata in qualche maniera esaminata, rivista. I punti qualificanti quali sono? Quelli di dare l'opportunità sicuramente di ripartire con una ricostruzione che speriamo possa prendere il là. Ci siamo dotati di questo ufficio speciale per la ricostruzione.
sul quale sono state concentrate diverse energie, anche diciamo risorse umane provenienti da altre istituzioni, e il tentativo è quello di dare una risposta a ciascuna situazione. Come tutte le leggi sul terremoto, lo abbiamo ricordato anche in aula, queste situazioni andranno forse aggiornate e riviste nel tempo, perché le questioni da analizzare saranno tante e tanto diverse tra di loro, che probabilmente avremo bisogno di ulteriori passaggi che siamo pronti ad affrontare nel tentativo di dare le risposte che appunto i nostri cittadini meritano. Bene, non c'è nessun altro, terminiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione e buon 2019 da parte dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria.